Tutti gli Ultimate Gamers, qui Record che parla e siamo giunti con un nuovo video. Oggi siamo su... Che gioco sarà mai? Digimon Story Cyber Slot, un gioco uscito un annino fa. Questo è un episodio fatto così, tanto per farvi vedere, questo sono io su un mega strappato più o meno a metà storia, non mi ricordo cosa devo fare, e faccio oggi faremo una missione secondaria, tanto per farvi vedere il gioco, come funziona, le meccaniche, e se volete posso anche portarci una serie. Il problema è che è tipo totalmente in inglese, quella è tipo la cosa veramente brutta. Scusate, voglio settarmi la squadra, voi non capirete cosa sta succedendo vedendo che mi teletrasporto in parti. Ok. Questa è la mia squadra, che io sto facendo soprattutto per uppare, diciamo, no? Per aumentare di livello, e sono Magna Angemon, Lillimon, Wergarurumon e Lady Devilmon. Tra l'altro Wergarurumon è black perché ho comprato la bundle e avevo varie cose, tutti i custom avevo, diciamo. Questi sono tutti gli altri Digimon che ho. Questi sono da convertire, questi sono quelli che di solito sono in allenamento, quindi Aquilamon, Sidramon, Etemon, Duragumon, Aeravedramon, Metal Garurumon Blue, Raizgraymon, c'ho tantissimi. Ragazzi, ne ho veramente tanti. Crowmon. Comunque, bando alle ciance, non perdiamo troppo tempo, questi erano bellissimi, mi si è spenta la cam. Porca miseria, mi si è spenta la cam, ci ho fatto, ho registrato un episodio prima e mi si è spenta ora. Allora, niente, ci faremo questo episodio senza. Comunque, se voi volete vedere una serie su questo gioco, anche se è in inglese, si può fare. Allora, il cliente è il ristorante cinese che sta a Broadway, che dovrebbe essere qui dove già mi trovo, primo floor. Facciamoci questo. Ok, ora mi cambia tutto perché in teoria devo chiacchierare con chi mi dà la missione. Ok, ciao, sei tu il nuovo ragazzo della Kuremi Detective Agency? Certo, io sono il proprietario del ristorante cinese. The past few days the AC in the Broadway building seem to have gone out. Can you feel it? It's too hot, right? Ok, non è strano, l'aria condizionata is not but is still so hot, cioè l'aria condizionata è accesa però fa ancora molto caldo. E work say they want to work now, is a real bind here. I'm losing customers over this and more people are raging and raving about the heat. Beh, praticamente sta perdendo clienti per colpa di questo caldo. Ah, ok, scusate, mia figlia è una ribelle per la sua età. Sì, non mi vuole parlare, arriva sempre tardi a casa, un ragazzo stupido. Sempre quei problemi da padre, diciamo. Ok, recentemente... To take a look, but stranger fee. Ha detto... recentemente un... tecnico ha provato a riparare qui il tipo l'aria condizionata, così mi ha detto che invece non è rotta, ma c'è qualcosa di strano. Il problema non è l'air conditions, l'aria condizionata. I went to try and talk it over with Kyoko and the new detection can figure it out. Ok, praticamente mi ha provato a parlare con Kyoko e mi ha detto che c'è una nuova figura. Tu pensi? You can figure, ok. It involves connecting jump, it's ok. Niente. Anyways, you think you could be a quick look? They see much obligated. Sì, vabbè, lo faccio io. Dimmi solo dove devo andare. Perché lui può fare cose. Ok, that reminds me che sometimes you can hear a strange noise coming from somewhere near the cake cafe. Ok, devo andare al quarto piano del cake cafe. Tu me lo ricordo. Eccolo qua, che è il caffè, sta scritto là. Io devo entrare da qua. Perfetto. Oh, che belli che siete. Allora, funziona che dobbiamo trovare che cosa sta succedendo. Tre capsule sì. Allora, tre capsule per la vita. Andiamo di qua. Ok, intanto non sto trovando nessuno perché più o meno funziona come Pokémon. Cioè io però dovunque giro qui posso trovare Digimon da scannerizzare.
Se ci farò una serie vi spiegherò bene come funziona. Perché qui i Digimon non si catturano, ma si scannerizzano quando tu li hai incontrati un tot di volte e hai i dati a sufficienza. Ah, ciao. Anche piano piano ti incontro. Crackle, crackle, fume, crackle. Bloomeramon. Hey, you over there, you are looking at? Cosa stai guardando? What I am doing isn't obvious, non è ovvio. With Meramon, did you know that guy called it Meramon Mark 2? Tell just by looking. Mi sta insultando. Ovviamente mi stai dicendo che se mi devo fare i cazzi miei, mi sta insultando. Il succo è molto quello. E ora probabilmente vuole far prendere fuoco a un posto, però io lo devo impedire. Lui è, diciamo, il boss, il tizio che io devo battere. Allora, il combat system funziona così: sulla destra voi vedete e come è strutturato, chi attacca prima e chi attacca dopo, facendo già il calcolo della velocità. I blu sono gli alleati, i verdi sono gli ospiti. Quindi, se io se prendo tipo un Digimon da un amico, me lo prestano per una missione in generale. E i rossi sono gli avversari. Qui è fatto in modo che io posso difendermi. Difendendomi, tra l'altro, guadagno un altro turno con Metal Garurumon. Con Wear Garurumon. Posso usare le skill, gli attacchi normali, gli item. Posso mettere l'automod che ho fatto adesso e loro stanno auto-attaccando praticamente. Con R1 posso scappare e con Change posso mettere tipo Lady Devimon. Perché io ne porto solo 4? Perché puoi metterli a seconda dei slot. Tipo tu hai 50 slot, cioè 50 di potenza, loro occupano tipo 1,15, 1,15, 1,15 e 1,20 e tu hai 1,15, 1,15, 1,15 e 1,5, quindi io ne posso portare solo 4. Esempio. Allora, poi ci sono 4 tipi di ci sono 3 tipi di avversari, sono i tipi virus, vaccino e data. Lui l'avversario dovrebbe essere di tipo virus come Wergarurumon, mentre Magnanemon dovrebbe essere di tipo vaccino e Lilimon di tipo data. I virus sono potenti contro i tipi data. I data sono potenti contro i vaccino e i vaccino sono potenti contro i cosi, contro i virus e poi ci sono i vari elementi, erba, elettro, terra, questi qua. E queste sono le varie mosse. Io uso Flower Cannon, sperando, vedi, infatti è blu perché non gli levo tantissimo. Cioè, il danno è inferiore, infatti è per 0,5, quindi l'ha dimezzato. Io volevo solo vedere Wergarurumon per far vedere Heaven's Gate. Tra l'altro questo leva 100 e ha il 10% di possibilità di uccidere direttamente il nemico. Vedete, è rosso perché ora c'è il moltiplicatore per 1,5 e per 2 se hai tutte le cose. No, per 2, ok. Però mi sa può essere anche 3 nel caso tipo lui è fuoco, fuoco virus e tu sei acqua vaccino. Gli fai tipo il culo, o 4 o 3, credo 4. Ma veramente il culo gli fai. È stata facile come potete vedere perché sono tipo OP. Io sono veramente OP in questi casi. Nelle missioni secondarie, però io non mi ricordo cosa devo fare nella primaria, quello è il problema. Comunque, come ti sta andando adesso? È stato fissato? Sì, prego, non c'è di che. Grazie. There was a Digimon in the sea? No. Bah, io non ne capisco niente, ma grazie per il tuo aiuto. Isn't a little cold? Non c'è un leggero freddo? Working properly. It is a been heating up, so I've been turning great sitting in the building. Ok. Da quando l'aria condizionata è stata fissata e qui fa un po' più freddo e quindi devo rimettere le impostazioni iniziali perché prima, visto che c'era il Digimon, faceva tutto più caldo, visto che era un Digimon di fuoco e ora che è morto l'aria condizionata messa a palla fredda si sente. Ok. Grazie, io ti mando il pagamento in ufficio. Questa è l'unica cosa brutta di sto gioco. Todo in inglese. Grande, vuoi un po' di caffè? No, grazie. Sto bene così. Questo è un piccolo spoiler che vedrete nel caso io decida di fare la serie su Digimon. Mi sono già preparato il primo episodio. E ora direte, oh ma non so nemmeno se lo vuoi fare. Beh, tecnicamente quell'episodio non era su Digimon
Digimon sulla. Cioè, non dovevo farlo, non l'ho fatto perché era il primo episodio della serie. Però parlavano talmente tanto e ho spiegato così tanto che ho deciso di registrare questo come episodio normale. E se inizierà mai una serie su Digimon, quello sarà il primo episodio. E vedremo se verrà mai messo in onda. Comunque, bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Qui da Red God è tutto. Mi raccomando. Scrivete se volete che io faccia la serie, lasciate like, commentate, fate qualcosa, segni della vostra presenza. Io non chiedo like perché voglio andare in tendenza, anche perché non avrebbe senso visto che abbiamo 45 iscritti, ma perché vogliamo vedere se esistete. Comunque, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!